Hai una gonna corta. Hai una gonna corta. E qualcuno ti fischia da dietro. Te la sei cercata. Ti metti dei pantaloni attillati. E mentre stai ballando ti arriva una pacca sul culo. Te la sei cercata. Fai un sorriso al cameriere che ti aiuta a rimetterti il cappotto. E quando torni in macchina più tardi dal tuo fidanzato, ti dà uno schiaffo. Te la sei cercata. Hai lasciato tuo marito perché semplicemente non lo amavi più. E sul portone di casa ti scrive a lettere cubitali, cubitali, puttana. Te la sei cercata. Poi magari una notte torni a casa da sola e ti accorgi che c'è qualcuno che ti segue e tu affretti il passo, provi a scappare, a urlare, ma lui ti ha già raggiunto, già sta lì, ti stringe il braccio, ti spinge addosso al muro. E quello che succede dopo è più buio del vicolo dove ti ha spinto. Ma te la sei cercata. E allora denunci la violenza, ma le domande che ti fanno sono del tipo: com'era vestita lei? Ma si era abbottonata bene la camicetta. Ed è chiaro. È chiarissimo che stanno pensando una cosa sola. Che te la sei cercata. Sei milioni 788.000 donne hanno subito violenze di ogni genere, sia fisica o sessuale. Però quando diciamo basta e proviamo ad alzare la testa, ci accusano, parlano di caccia alle streghe, di delirio femminista. Poi però ci trovano, tac, sgozzate, stuprate, uccise. Ma non ce la siamo cercata. Non ce la cerchiamo mai.